That I fought of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow skies are blue, and the dream that you dare to dream really do come true. Ciao a tutti e a tutte, eccomi tornata con un nuovo video. Oggi sono qui con un altro episodio della mia rubrica Grandonne, una rubrica dove vi parlo di donne che grazie alla loro personalità, al loro coraggio e alla loro determinazione hanno lasciato un segno nel mondo e hanno cercato di cambiarlo. Oggi sono qui per raccontarvi la storia di Judy Garland, una storia che mi ha colpito molto, una storia parecchio tormentata, piena di peripezie e di sfaccettature che compongono i tasselli della vita di una donna ricordata come una grande attrice e cantante. Judy Garland nasce nel 1922 nel Minnesota, negli Stati Uniti, da una famiglia di artisti. Da giovane, insieme alle sue due sorelle, forma un trio canoro che si esibisce in vari spettacoli e nei teatri locali. Nel 1935, ancora bambina, Judy viene scritturata come attrice ed è lì che nel 1939 interpreta la protagonista del celebre film Il Mago di Oz, dove canta l'altrettanto celebre pezzo Over the Rainbow, che io amo molto. Appena dopo questo periodo inizia ad assumere droghe. È una cosa che succede quando lei è ancora bambina, infatti mi ha sconcertato abbastanza e mi ha sconcertato ancora di più il fatto che fosse incoraggiata all'assunzione delle droghe dalla stessa madre. Secondo la madre, che era una donna molto competitiva e che mirava al successo della figlia, le anfetamine la aiutavano a rendere più vivaci le sue esibizioni e a fare in modo che si mantenesse magra. Anche l'azienda di produzione cinematografica ci metteva purtroppo del suo, nel senso che la teneva sotto il rigore di una dieta molto ferrea, fatta solo di zuppa di pollo e di caffè nero, quindi capite che già dagli inizi la sua vita non deve essere stata facile, nonostante il suo successo avuto già in tenera età. A 20 anni, come era prevedibile, purtroppo inizia ad avere i suoi primi esaurimenti nervosi. Si sposa prima con un musicista e poi con il regista Minelli, dal quale ha la celebre figlia Liza Minelli. Judy interpreta diversi musical e molti film che hanno molto successo, però la sua salute mentale non va altrettanto bene, perché inizia ad avere gravi problemi di salute e di depressione, e la sua vita è sempre più tormentata anche a causa del terzo matrimonio fallito, dal quale nascono altri due figli. La sua vita è sempre più tormentata tra alcol e droga, i suoi problemi di salute, e i suoi film iniziano a non avere più molto successo come all'inizio.
costretta successivamente ad abbandonare il cinema negli anni 60, continua ad avere successo come cantante. Nel 1969, a soli 47 anni, purtroppo muore per aver ingerito una dose eccessiva di barbiturici e viene trovata morta dal quinto marito nel suo appartamento di Londra, dove si era trasferita. È ricordata appunto per essere una grande attrice cantante. E una curiosità che ho trovato su di lei è che gli animatori della Disney si siano ispirati al suo volto per disegnare Belle, del classico La Bella e la Bestia, e che appunto viene adottata dalla comunità LGBT come vera e propria icona gay. Il brano Over the Rainbow diventa l'inno ufficiale della comunità. Il primo evento della comunità LGBT americana è proprio il concerto di Judy Garland, che si ebbe nel 1960 a New York, dopodiché nacquero i Pride. È considerata icona gay prima di tutto perché il film Il Mago di Oz rappresenta la voglia di scappare dalle province e di andare nelle città dove ci sono persone con mentalità più aperte che sono in grado di accettare tutti, e perché si dice che due dei suoi mariti fossero gay e che anche lei avesse una relazione con una sua assistente. L'arcobaleno diventa il simbolo della comunità LGBT proprio grazie al brano Over the Rainbow. Una frase di Judy Garland è: a volte mi sembra di vivere in una bufera di neve, a causa proprio della sua vita tormentata e per la sua anima aperta a molte nuove esperienze e parecchio tormentata. Spero che questo video vi sia piaciuto. La storia di Judy Garland mi ha emozionato. Ho scelto lei perché mi piace molto il film Il Mago di Oz e amo tantissimo il pezzo Over the Rainbow. E fare questo video mi ha fatto scoprire tantissime curiosità su di lei che non conoscevo. Fatemi sapere se è piaciuto anche a voi come ho raccontato questa storia, e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, se vi è piaciuto mettete un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!